te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. E i colori che noi portiamo sono la gloria, sono la gloria. I colori che noi portiamo sono la gloria, il rosso. Forza Milano, le forza Milano, le forza Milano, le Milan. Buongiorno ragazzi e bentornati a Spasso con Tringa. Ragazzi, vi faccio questo video che è una sorta di podcast, una sorta di racconto di alcuni pensieri che mi vengono in mente quando leggo i vostri commenti. Probabilmente qualcuno ha perso di vista qual è la realtà delle cose, quello che oggi è il Milan. Si vive di ricordi, si vive di grandi vittorie che sono arrivate nell'arco degli ultimi 30 anni, quindi il Milan di Berlusconi, il Milan di Galliani, però qualcuno forse non ha capito che il Milan di oggi è completamente diverso. È un Milan che ha un cantiere aperto, è un Milan che si sta ricostruendo piano piano, è un Milan che non ha più quella forte vena europea di tanti anni fa. Ragazzi, di fatto questo Milan ha bisogno di ritrovare quel DNA europeo che ci contraddistingueva negli anni passati. Dicevo che ci contraddistingue quel DNA europeo che ci contraddistingueva negli anni passati. È un Milan che deve ricostruire mattone dopo mattone tutto questo. Quando sento gente, ah, il Milan non può andare con certi giocatori a giocarsi la Champions. Ragazzi, l'obiettivo del Milan di quest'anno non è la Champions League, è tornare sul tetto, soprattutto nel nostro paese, l'Italia, ragazzi. Perché una società, per tornare ad essere grande, deve avere degli step e porsi degli step. Primo fra tutti, tornare a vincere il campionato. Io sono convinto che questa stagione, con l'11 titolare e l'aver messo certe pedine importanti nello scacchiere di Pioli, di fatto alza il livello di questa squadra. Nella scorsa stagione, ragazzi, abbiamo avuto molti problemi legati agli infortuni che hanno comunque compromesso ad un certo punto la nostra stagione. Ragazzi, ce lo ricordiamo tutti, l'inizio del 2021 è stato molto faticoso, ma non perché la squadra non era competitiva, semplicemente perché Stefano Pioli si girava in panchina e non trovava nessuno, aveva un sacco di problemi. Quelli che dovevano essere seduti in panchina erano in campo e chi doveva essere in campo era negli spogliatoi o addirittura era in tribuna perché è infortunato. Quindi già il fatto di avere una scelta in questa stagione sicuramente alzerà il livello della squadra. Quindi penso che sia sotto gli occhi di tutti e chi non afferma che il Milan sia più forte della scorsa stagione è perché parte prevenuto è perché per forza vuole dire che se non arriva il grande nome non si può essere più forti. Io una cosa che questo veramente, questa è una cosa che io non accetto assolutamente. Io penso che sia il campo a dover parlare, io penso che il Milan parta da una base solidissima, perché forse qualcuno se l'è dimenticato, ma noi nella scorsa stagione, con la panchina, con quelli che di fatto dovevano essere non la prima scelta di Stefano Pioli, siamo arrivati secondi. Nella scorsa stagione siamo andati a giocare probabilmente la partita più importante della stagione contro il Manchester United con Castiglieco falso 9. Quindi per farvi capire che nella scorsa stagione il Milan ha dato tanto e dopo tanti anni il tifoso del Milan deve affrontare il mercato, deve affrontare l'inizio della stagione in maniera rilassata rispetto agli anni scorsi. Ragazzi, poi ricordiamoci che adesso ci sarà il ritorno dei tifosi allo stadio e non so se avete sotto gli occhi quello che abbiamo fatto per la squadra senza essere allo stadio. 3 volte siamo andati sotto, una volta fuori da San Siro e 2 volte abbiamo accompagnato la squadra e 2 volte la squadra ha fatto vedere di essere caricata dai tifosi e a differenza di quello che dicevano gli altri che il Milan e giocava così solo perché mancavano i tifosi. Penso che siano stati tutti smentiti. Scusate il soffiatone, ma sono in salita in bicicletta, ragazzi. Oggi mi sto allenando un po' stamattina.
Quindi ragazzi, io penso che tanti di noi partano con un pessimismo che non ha fondamento. Chi parte col pessimismo oggi è perché vede che la società non sta facendo quello che i vari giornali, giornalisti, youtuber gli avevano messo in testa. Ragazzi, quando andiamo a parlare di certi giocatori, vedi Isco, ragazzi, io penso che Isco l'abbiamo visto tutti giocare e abbiamo visto tutti che Isco oggi è una carriola, però sento comunque gente dire che ha fatto una gran partita contro il Milan. Isco contro il Milan ha toccato 3 palloni, ragazzi, e chi dice il contrario è perché non ha visto la partita, ragazzi. Sono dati di fatto. Se andiamo a prendere, a guardare di nuovo la partita, ci accorgiamo tutti quanti che non può essere Isco il giocatore che poteva farti alzare il livello, perché oggi come oggi un giocatore giovane qualunque darebbe più di quello che potrebbe dare Isco al Milan, perché il Milan è una squadra che ha bisogno di giocatori veloci, di rapidità, di imprevedibilità, che non sono doti che oggi Isco può portare al Milan, ragazzi. Ma io sto parlando non perché non voglio andare contro qualcuno, non sto parlando perché mi piace dire il contrario di quello che dicono gli altri. Io parlo perché a me il calcio piace, ragazzi. Sono un grandissimo tifoso del Milan, sono un tifoso del Milan praticante, perché io di fatto sono 27 anni che seguo il Milan in ogni posto. È la mia più grande passione, il Milan è parte della mia vita, parte del mio cuore. E quindi, ragazzi, quando sento certe persone sminuire tutto quello che di buono si sta facendo, è come se mi toccassero una parte della mia vita. E mi dà fastidio vedere che tante persone, perché si mettono a parlare su YouTube, lo fanno a prescindere. Ragazzi, YouTube dà della visibilità. Noi oggi siamo delle persone visibili. Internet ci dà la possibilità di esprimere un concetto, e tante volte il concetto che esprimiamo viene anche ripreso dai ragazzi che ci seguono, soprattutto dai più giovani. Quindi possiamo diventare di fatto una sorta di esempio nei nostri modi di fare. Io ricordo un paio d'anni fa, quando tutti gli youtuber insultavano pesantemente squadra e società, come tutti i vari tifosi avessero imparato a fare questo. Il mio canale è stato aperto proprio per andare contro a tutto questo. Quindi, ragazzi, capite bene che quando siete su questo canale, siete su un canale per tifosi del Milan che tifano Milan a prescindere dai risultati, a prescindere dai nomi, a prescindere da tutto. Quello che importa su questo canale è la maglia, sono i nostri colori. Questo viene sempre prima di tutto. Poi io sono d'accordo con voi. Ci piacerebbe a tutti avere i vari Neymar. Lo sappiamo tutti che una volta questi giocatori venivano da noi. Oggi non siamo più quel Milan. Oggi non siamo più il Milan dell'era Berlusconi. Oggi il Milan non può permettersi di fare certi acquisti. Però il Milan intelligentemente sta prendendo dei giocatori che potrebbero diventare dei campioni. Ma che poi è una cosa che ha sempre fatto il Milan, ragazzi. Perché io non so se voi avete ben presente chi erano i Kakà prima di arrivare al Milan, chi era Shevchenko prima di arrivare al Milan, chi erano tanti giocatori prima di arrivare al Milan. Quindi probabilmente, soprattutto parlo con i più giovani, che oggi hanno nella realtà di tutti i giorni il tutto e subito, vi chiedo gentilmente, ma vi do veramente un consiglio. Ragazzi, le cose fatte bene, le cose che durano nel tempo sono quelle pensate, ragionate e per la quale ci vuole un po' di tempo per metterle in atto. Oggi se il Milan ci mette un po' di tempo in più per andare a contrattare con un giocatore, perché vuole fare le cose fatte bene e perché vuole portare al Milan soltanto giocatori di alto livello. Poi ve l'ho già detto 1000 volte, non è il nome che fa la differenza, perché sinceramente, veramente, a me con le figurine il Milan non ha mai vinto, quindi il Milan ha sempre vinto con grande intelligenza e con grandi virtuosismi durante il calciomercato. Ragazzi, quando è stato preso Kakà non lo conosceva nessuno,
Quando è stato preso Shevchenko, sono tutti giocatori che sono nati nel Milan. E perché non potremmo ripetere le stesse cose, ragazzi? Perché abbiamo tutte queste remore su Brahim Diaz? Ragazzi, Brahim Diaz, titolare, è molto più forte di avere una Calhanoglu titolare. E già questo alza il livello della squadra. Il fatto di poter portare un giocatore come Adli del Bordeaux al Milan vuol dire di fatto avere per la prima volta un giocatore box to box giovane che può essere il futuro del Milan e può esserlo per tanti anni. Oggi questo Milan all'interno della squadra ha giocatori che possono scolpire il nome del Milan nei grandi traguardi, perché sono giocatori che sono destinati a rimanere al Milan per tanto tempo. Io vedo tante critiche nei confronti di Leao. Ragazzi, Leao è un giocatore che se viene messo nella posizione giusta, al posto giusto, può diventare devastante. È un giocatore che a livello tecnico è fenomenale. Noi potremmo avere il Kylian Mbappé del Milan fatto crescere al Milan, però chissà perché quando Leao fa una cosa sbagliata sono tutti pronti a criticarlo. Quando le cose sbagliate le fanno gli altri giocatori, sono tutti lì pronti a dire va bene, è capitato. No, ragazzi, noi i nostri giocatori dobbiamo sostenerli sempre. Quindi, ragazzi, il Milan non è un Milan. Non è più il Milan di 20 anni fa. Il Milan non ha più un DNA europeo come quello che aveva prima. Il Milan deve ricostruire questo DNA europeo. Pensare che questa stagione il Milan possa essere protagonista, a meno che veramente questi ragazzi non si sbalordiscano in questa stagione, ma pensare che il Milan possa essere la squadra da battere in Champions League mi sembra veramente pensare troppo in alto. Bisogna essere realisti nelle cose. Oggi il Milan deve usare la Champions League e deve usare la Champions League con questi ragazzi giovani proprio per far sì che questi ragazzi facciano una sorta di palestra per quello che sarà il domani del Milan. Il Milan, ragazzi, tornerà a vincere. Io ne sono convinto che il Milan tornerà a vincere. Non è questo il momento, ci vorrà ancora un po' di tempo. E questa qua è la grossa palestra che sta facendo il Milan per i suoi ragazzi giovani. La Champions League in queste stagioni, questa stagione, quella prossima e quella futura, sarà la palestra per i nostri giocatori più giovani, che fra un anno e mezzo saranno pronti ad affrontare certe partite e certe situazioni. Brahim Diaz deve giocare, perché se questo gioca e trova continuità, potremmo avere in squadra uno dei più forti giocatori in Europa. Oggi Brahim Diaz potrebbe essere uno dei più forti giocatori che ci sono in giro per l'Europa, meglio di tanti grandi nomi blasonati. Ora ragazzi, vi saluto, spero che questo video vi faccia capire un po' quello che pensa il Tringa di tante cose. Vi voglio bene a tutti e ci vediamo stasera dopo la partita. Ciao.